1 milione di euro per il progetto di riqualificazione del quartiere fieristico di Savigliano. E questa è l'iniziativa congiunta sostenuta dalle 4 fondazioni socie della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, la Fondazione Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, un'iniziativa che è stata presentata nel Salone d'Onore di Palazzo Taffini. L'area fieristica di Via Alba ha un'estensione di 46.550 metri quadri, di cui soltanto 18.800 bitumati, e presenta una struttura di sottoservizi, impianto fognario, antincendio ed elettrico, incompleta. Il progetto, partendo da uno studio di fattibilità di massima da 4 milioni di euro, mira a ridare nuova vita all'area attraverso un primo lotto funzionale da 1,5 milioni, finalizzati alla messa in sicurezza del polo e al completamento semi-definitivo di questi servizi. La convenzione, sottoscritta con le fondazioni piemontesi, specifica modalità e tempi dell'erogazione al Comune di Savigliano e prevede che il progetto venga ultimato entro il 30 giugno del 2025. Ringraziamo le grandi fondazioni piemontesi che ci soccorrono in questo periodo e siamo contenti di averli come soci nella nostra banca, perché questo è un segnale straordinario di chi vuole mantenere le proprie caratteristiche di fondazioni legate ai bisogni del territorio, sia economici che sociali. È un progetto collaborativo che ha visto la guida della Fondazione Cassa Risparmio di Savigliano e la convergenza delle grandi fondazioni piemontesi, quindi anche la Compagnia di San Paolo, per un'iniziativa appunto comune per il territorio. Noi abbiamo contribuito come Fondazione Cassa di Risparmio di Torino fortemente su questo progetto con 340.000 euro, rappresentano il 34% del costo totale, che è circa di 1 milione di euro, ma la mia presenza oggi vuole anche sottolineare la condivisione con le altre fondazioni. Io penso che far crescere un territorio come quello del Savigliano sia fondamentale. Noi abbiamo investito nella banca del territorio, la Cassa di Risparmio di Savigliano. Noi tutti abbiamo delle banche confederali molto importanti, per noi Intesa San Paolo, ma siamo convinti che anche le banche piccole possano fare tanto per il nostro territorio. E lo stesso la collaborazione che abbiamo fatto con la Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano per far crescere questo territorio. Quindi l'investimento che abbiamo fatto sulla nuova area fieristica, che sarà un'area fieristica per una fiera a livello nazionale ed internazionale, potrà portare anche altri grandi eventi su Savigliano e quindi far crescere il nostro territorio è un po' il compito che da sempre abbiamo all'interno della nostra fondazione, quindi siamo felici di aver fatto la nostra parte anche oggi qua. Il Comune di Savigliano ha partecipato al progetto stanziando l'importo aggiuntivo di 500.000 euro. Un progetto strategico non solo per la città di Savigliano ma per l'intera provincia di Cuneo. Sicuramente con i lavori che verranno eseguiti sarà un punto di maggiore attrazione per tutti gli operatori, perché sarà molto più facile, anche più economico, poter accedere all'area, attuale area fieristica, più servita, più adeguata alle esigenze e fruibile per l'intera giornata. Ha una valenza anche interregionale, se vogliamo, perché con le manifestazioni che si fanno appunto sull'area, sul polo fieristico, rendiamo lustro sia alla città che all'intera regione, con la Fiera della Meccanizzazione Agricola, col MAG, anche con Atipico, se vogliamo, che è un festival in continuo progresso. Per quanto riguarda gli interventi che verranno fatti sull'area, saranno interventi che andranno incontro alle necessità che abbiamo riscontrato. Sicuramente ci sarà una bitumatura parziale, se riusciremo, anche totale dell'area, per renderla appetibile e fruibile per tutti i tipi di manifestazioni e anche per un'appetibilità nei confronti di nuove manifestazioni che si vorranno tenere sull'area da parte di privati. E poi ci saranno degli interventi che riguarderanno ovviamente tutti i sottoservizi e gli impianti, quindi l'impianto elettrico, idraulico, antincendio, fognario, e che andranno incontro alle necessità che si sono fatte presenti negli ultimi anni e che cercheranno di servire il più possibile capillarmente l'area.